Faulo, benvenuto a una nuova puntata di Odi della Loffa dopo una vita. Sono molto carica perché stavo ragionando su una cosa. Ultimamente mi piace commentare i post, i meme e le cose che mi fanno ridere o comunque mi destano un commento su Instagram. Mi piace commentarlo e molto spesso mi rendo conto che i miei commenti fanno tanti like. Ma non perché io abbia già dei like, ma semplicemente perché magari scrivo qualcosa che fa ridere o qualcosa che in realtà pensano un sacco di persone e i miei commenti riscuotono tanti like. E ho notato che in proporzione, se un uomo fa un commento e riceve lo stesso numero dei miei like, sotto ci sono solo grande bro, risate, sei un genio, sei un grande. Se lo fa una donna, molto spesso le donne, sono nemiche delle donne, ti trovi commenti che non c'entrano un cazzo. Vi faccio un esempio. Cioè, io solitamente faccio commenti ironici, non offendo le persone. O se devo fare una critica è sempre in modo ironico e non rivolta a una persona ma a oggetti, vestiti, cose che non riguardano esclusivamente una persona, e non faccio sicuramente body shaming. Però mi ritrovo commenti di body shaming, cioè da donne, con profilo privato, con foto praticamente pixellate, ma magicamente mi sbucano, saranno tutti cazzi miei, non mi seguono ma mi criticano. Tipo, vi faccio l'esempio recente, avevo fatto un commento sotto, non mi ricordo che post, un commento totalmente ironico, che non c'entrava un cazzo con il commento che ho ricevuto. Ho fatto sto commento e un ragazzo mi ha scritto: ma tu veramente hai 37 anni, ne dimostri 26. E io ho scritto grazie. Un altro con profilo privato, senza un post, seguiva due persone e lo seguivano le stesse due persone, mi scrive: oh, ma non fa il morto di figa, ne dimostra 37 e anche di più. Ora, si può dire tutto, cioè, però oggettivamente non ne dimostro di più di 37, dai, cioè. Ora, va bene, uno può dire il cazzo che vuole, ma è oggettivo, cioè, se lei è ridicola, dire ne dimostro 57. Non è vero, non è vero, chiunque mi ha sempre detto che ne dimostro meno. Un pregio, ciò me lo fai tenere caro, ecco. Quindi mi fa ridere che una persona con profilo palesemente fake mi venga a scrivere questa cosa per infamarmi sotto un post non mio, con un commento mio ironico che non riguarda né il mio aspetto né niente, per il puro gusto di attaccare il mio aspetto alla mia persona, solo perché il mio commento aveva dei like. Quindi faceva rodere il culo a qualcuno che una donna abbia un commento con dei like. Che già, vabbè. Invece recentemente ho commentato un post di Chiara Ferragni che fa il video di scusa del Pandoro, e in questo video lei aveva quella specie di pigiama orribile, onestamente era un pigiama orribile, e ha fatto vedere che quel pigiama lì è andato sold out dopo che lei l'ha usato per fare il video di scusa, e quel pigiama costa 600 euro, al che ho scritto 600 euro sta schifezza, cioè, riferito al pigiama. Ovviamente non mi permetterei mai di criticare l'aspetto fisico di Chiara Ferragni, ma è un dato oggettivo che quel pigiama al mercato costa 5 euro, ed è anche più bello, un pigiama orribile non vale 600 euro. Mi scrive una tizia con profilo privato, con foto palesemente incapibile, zero post anche lei, scrivendo: amore, ma tu parli di stile, il tuo stile è bloccato al 2008. Da parte che, per sapere che il mio stile è bloccato dal 2008, vuol dire che mi segue dal 2008, quindi che cazzo vuoi? Coerentissima. Ma oltretutto cioè ogni anno bisogna cambiare stile per stare al passo coi tempi, e quindi comprarsi un pigiama da 600 euro. Ma torna da Shane, mi ha scritto: amore, tu di stile non ne capisci niente, non parlare di stile. A parte che non sto parlando di stile, ma sto parlando di un mio gusto, e visto che il mio commento ha ricevuto un botto di like, vuol dire che a tante persone non spenderebbero 600 euro per un pigiama di merda che ne vale 5 al mercato e ti danno 4 euro di resto. Ma poi, anche fosse, io non ho criticato nessuno, ho criticato un pigiama, un articolo, un vestito, è un mio gusto. Fatti un altro commento e scrivi: a me piace tantissimo quel pigiama, perché devi venire sotto il mio commento a criticare tra l'altro il mio aspetto? E tra l'altro i capelli giallo canarino, ma chi cazzo te l'ha chiesto tra l'altro? Perché? Perché il mio commento ha ricevuto dei like, o semplicemente perché non c'è una vita? I commenti sono liberi. Si fanno quando hai voglia di commentare senza offendere qualcuno. Io al limite ho offeso lo stilista, che di certo non vedrà il mio cazzo di commento, tra l'altro. E poi comunque l'abbigliamento è criticabile, nel senso, è oggettivo, un oggetto è oggettivo. Non mi piace, mi piace.
è di base comunque oggettivo che non vale 600 euro. Non ho criticato Chiara Ferragni, non ho criticato il suo aspetto, anche perché secondo me è una bellissima ragazza. Quindi, che cazzo viene a criticare me per una cosa del genere? Io, è una cosa che noto spesso. Tu commenti A e c'è sotto qualcuno che ti commenta B. Quando avevo i capelli colorati, uno mi ha scritto: ma cosa commenti tu che sei una drogata con quei capelli colorati? Cosa commenti tu che sei un emo? Ma è arrivata la drogata? Cioè, a prescindere, una donna deve essere sempre criticata quando lascia un commento che non riguarda tra l'altro l'aspetto fisico, perché se io andassi sotto una foto di una ragazza e scrivessi che capelli di merda che hai e qualcuno mi scrive guardati i tuoi, lì è lecito, perché io sto attaccando una persona sull'aspetto fisico, qualcuno magari per difendere lei o semplicemente perché gli fanno schifo i miei si mette al mio stesso livello sbagliando, commenta me, e posso ancora capirlo, anche se comunque non si combatte l'ignoranza con altra ignoranza, però vabbè, posso capire. Ma in questo caso, per quale motivo succede questo e sempre solo a noi cazzo di donne? Perché gli uomini possono commentare qualsiasi cosa e non succede niente, possono fare qualsiasi TikTok, qualsiasi video, e noi non possiamo fare niente? Io capisco che siamo ancora molto molto indietro, però ragazzi, cioè, vi prego, spero che questo video vi serva da riflessione, per capire che se una persona commenta e non attacca voi, non attacca qualcuno a cui tenete, non sta facendo niente di male, non è possibile attaccarlo, rompere i coglioni nei commenti, perché questo rende il web una merda, cioè rende una persona che magari in quel momento ha i coglioni girati, è fragile, insicura, gli rompe semplicemente i coglioni, crea delle faide, crea delle discussioni. Ma perché deve essere così? La sessione commenti dovrebbe essere video, commenti utili al proprietario del canale o agli altri. Tipo, a volte vedo che sotto i video di persone con disabilità qualcuno scrive: prova a fare così, prova a fare colà, che anche un mio parente disabile funziona. Quello è il modo funzionale di usare i commenti: un commento costruttivo, un commento simpatico, un complimento. Un qualsiasi commento normale che non attacchi la persona per il suo aspetto fisico, per qualcosa che non può cambiare. Cioè, come se uno vai a dire sei brutta, sei grassa. È vero, sei grassa lo puoi cambiare, ma se ne sarà già resa conto che è grassa, non c'è bisogno che qualche deficiente le scriva sei grassa. Cioè, io vedo tipo i video di Vacca Power, sotto ci sono delle persone che si credono Brad Pitt sceso in terra, sta balena. Ma come cazzo ti permetti? Uno, lei il suo peso può fare il cazzo che vuole, poi se il suo peso è superiore a quello che il nutrizionista le dice, sarà un suo problema, dimagrire o non dimagrire. Ma tu, anche fossi un nutrizionista, chi cazzo sei per scrivere in quel modo? Al limite, se vuoi aiutarla, gli scrivi privatamente, dico: guarda, ciao, sono un nutrizionista, ti va di fare una collaborazione, ti faccio un piano nutrizionale. Quello è funzionale, le stai facendo del bene, poi lei se vuole accettare o no, sono cazzi suoi. Ma andare sotto un commento a scrivere balena, sei un cesso, siccome sei grassa non ti vuole nessuno, ma come ti permetti? Stessa cosa vale per quelle troppo magre: sei troppo magra, sei troppo grassa, sei troppo volgare, sei troppo casa di chiesa. Ce n'è sempre una, c'è sempre qualcuno che deve rompere il cazzo e criticare gli altri. Sei troppo dark, ti trucchi di merda. Ma chi cazzo siete? Chi cazzo siete? Cioè, è quello il punto. Un conto è criticare degli oggetti. Gli oggetti non si offendono. Se io sotto un video di una persona gli scrivo... A parte che vabbè, non è per l'utilità, però se dovessi scrivergli che brutto il mobile che hai alle spalle, per quanto uno può dire fatti i cazzi tuoi, perché è lecito dire fatti i cazzi tuoi, però non mi tocca nel personale, non stai toccando la mia sensibilità, non stai toccando una persona a cui tengo, non stai offendendo la mia autostima che magari ho creato con fatica e sudore per anni, capite? Cioè, è questo che voi non capite. E poi magari siete i primi che parlate di bullismo, che parlate di ah, che cazzo vuoi, cioè, mi è successa questa. Ho fatto un commento che non ricordo, un ragazzo mi ha offeso, io gli ho risposto a tono, lui non sapeva più rispondere al mio commento a tono, allora mi ha scritto in privato dicendo: dai, non volevo, comunque a me piace provocare per vedere come reagisce la gente. Di dove sei? Cosa fai nella vita? Cioè, volevo anche allacciare un discorso. Ma tu sei fuori, ma stai bene, ma stai bene. Cioè, vabbè. Questa è la società in cui viviamo, quindi vi prego, prima di commentare, contate fino a 5 e pensate: a me quel commento darebbe fastidio? Se sì, mettetevi il commento nel buco del culo. Molto bene. Per tutto ciò, non lo finiamo.